Automotive influencer, officina del pilota, a tratti un canale con contenuti tecnici, ci sono i test drive, ci sono contenuti sulla cura dell'auto, siamo cresciuti tantissimo, grazie, siete fantastici, ma oggi parliamo dei freni della Mini che sono arrivati finalmente, questo impianto maggiorato da 330 mm della EBC. Secondo me non entra qua dentro. Questo è il video ufficiale del montaggio. Frenerà? Frenerà questa macchina? Frena, frena di brutto. Raga, non avete idea di quanto è cambiata questa Mini. Da così a così, manca solo una cosa per renderla speciale, come piace a me. In questo video vedremo il montaggio, video molto tecnico, a tratti utilissimo. Per cui iscriviti se ancora non l'hai fatto, se sei già iscritto lascia un like, un commento, perché in questa community bellissima che abbiamo creato grazie a voi che siete fantastici c'è interazione e io adoro interagire con voi, mi siete mancati tantissimo dal nord al sud, dalla Sicilia, dalla Sardegna, sono carico, sarà una stagione raga di fuoco, ci sono delle cose in programma bellissime, buona visione, non ci rimane altro che montarli e provarli. Siamo da Nardi Motorsport e oggi andiamo a vedere se le nuove pinze maggiorate, i nuovi dischi per la Mini Cooper S R53 entrano, fittano nel cerchio da 17. Andiamo! Matteo! Sì? Prendilo! Ah, che goduria, Gio! Che le mani al cucchiaino? Non voglio guardare. Vai. È entrata? Pare di sì. Boom. Hai avvitato, ma tocca. Il cerchio con la pinza tocca, quindi dovrò assolutamente mettere un distanziale da 4 o 5 mm. Yes. Il che non è un dramma. No. A meno che non è esagerato. Se cambia il cerchio con un ET diverso. Vabbè, ah, a quel punto. Però questi piacciono tanto. Va bene, dai. Qua ci vanno due canne fumarie con due motori sopra laterali e al centro altri due, tutti sfogheranno fuori dalla finestra e dalla buca succhierà gas di scarico e quelli al centro servono da ricambio aria della stanza. Diciamo pure addio ai vecchi dischi e alle vecchie pastiglie che di base hanno fatto neanche 1000 km. Guardando le bolle che ha fatto la vernice sulla pinza, direi che. Ma infatti, secondo me, giù pesante. Sì, sì, secondo me, Giovanni, il problema non era tanto i dischi EBC e le pastiglie Blue Staff, quanto la pinza originale Mini BMW, insomma, voglio dire, un po' debole. Con una ventilazione, insomma. Non so se vuoi far vedere la differenza dei fori, proprio il passaggio dell'aria. Guardando solamente la dimensione del canale di ventilazione ci rendiamo conto, insomma, che questo è un altro disco e soprattutto la ventilazione è direzionale, mentre qui non lo è. Certo, mi dirai che 330 mm per un Mini Cooper S è una bella dimensione. Infatti sono gasatissimi. Molto grande. Anche lo spessore, perché quelli originali sono da 21-22, mentre questi sono da 28. E, insomma, la storia cambia. Materiale in più ce n'è parecchio. Stacchiamo i tubi, facciamo scolare l'olio, leviamo tutto e montiamo il kit nuovo. Il primo cilindro, l'ho fatto il video, è bello valizzato. L'albero fa schifo. Tipo che non lo utilizzerei. Un cliente? Tipo quello della Sierra, sì. Lui gli sta facendo la diagnosi del motore. Sì,
freni EBC. Ringrazio Jock & Trettol, la Black Mechanics e soprattutto la NTP. Seguite questi profili su Instagram adesso, che sono i profili dove voi anche potrete acquistare i freni. Toccano i bulloni. La pinza è centrata, hanno tagliato i bulloni. Allora, sono bulloni 12.9, quindi giusti per l'applicazione delle pinze freno. 12.9 è la classe di resistenza del bullone. Vedi le istruzioni, che carine. Ti mandano il kit dei freni e poi ti puoi aprire questo link qua, che ti dà tutte le istruzioni necessarie per il montaggio, con le coppie di serraggio, eccetera, eccetera. Veramente utilissimo. Prendo la dinamometrica. Okay. Poi tra l'altro mi ha fatto un male cane l'ernia al disco. Spinge? Sì. Ah, vabbè, ho capito. Beh, bellissimo, raga, veramente bello, bello, bello. No. Questi sono i nuovi tubi in treccia. Non gli piace. Leggermente diversi da quelli che avevamo montato precedentemente. Non entra, quindi adesso Jones, detto Giovanni, farà un... allargherà il buco. Dovete sapere, signori, che i kit, che quelli plug and play, come dice Jones, detto Giovanni, non è vero, cioè non sono plug and esistono. Play. Non esistono. E alle 9 di sera il ragazzo affamato che vuole la pizza. Non è proprio una passeggiata di salute, non è un plug and play. No, non esistono i plug and play, lo ribadisco. È per questo plug che... and pray. Ok, plug and pray. È per questo che bisogna sempre, come dicevamo nella scorsa puntata, affidarsi ai professionisti. Esatto. E guardami, look at me, look at me, look at me. C'è già la Loctite. Questo va semplicemente appoggiato perché non è, diciamo, strutturale, serve solo a tenere le pasticche al centro. I like it! Guarda quanto è bello! Chissà se frena forte adesso! 330 mm, manco time attack che ce lo fanno con 300 mm, cazzo ci fai questi freni a noi? Giusto, una frenata. Mi piacciono belli grossi a me. Dunque, signori, il lato sinistro è stato fatto. Nel frattempo siamo andati a mangiare una pizza margherita col gorgonzola e il buon Giovanni Nardi, come potete vedere laggiù, ciao Jones! E niente, sta facendo la parte destra, l'altro freno anteriore. Bellissimo, non vedo l'ora di guidarla, ragazzi. No, non basta. Non basta, il distanziale da 2 mm è troppo poco, il cerchio tocca sulla pinza. Quindi rimontiamo a quello da 15 mm, facciamo lo sporgo, proviamo i freni su strada e poi andiamo a fare le rifiniture. Sì, c'è un dito. Questa è una cosa che si fa sulle macchine racing. Perché quando si scaldano i freni, se non asciughi bene dentro, te lo ributta fuori, lo trovi che cola e non sai se perde qualcosa o no. Giovanni Nardi ha cambiato la maglietta perché è un altro giorno. Ho fatto qualche chilometro con la Mini per fare assestare i freni. Adesso andiamo a fare un serraggio un po' più professional sui dadi. Controlliamo che sia tutto in ordine, dottore, giusto? Yes. Dinamometrica, coppia di serraggio alla mano e check. Smontiamo le pinze così che possiamo stringere i bulloni. Togliamo anche il disco. Brucerà? No. Ragazzi, specifichiamo che abbiamo messo i bulloni da questo lato perché nel caso si svitasse, non succede perché questo è autobloccante, ma se si svitasse perlomeno salta dietro e non va a finire in mezzo. Non va a bloccare il disco, ecco. Esatto, non siamo matti, non siamo matti. Molati a caso.
Sì. Ok. Sì, era uno smaso. Sono un forgio. È andata così. Parti, la macchina. 60 non impostare la dinamo metrica. Quando fai il bip bip mi piace. Yeah. Quando arriva il suono continuo vuol dire che ci siamo. Esatto, perché questa chiave dinamometrica ha una cella di carico. Non fa il click. L'abbiamo stretto a 60 Nm i bulloni M10 della pinza. Non stavo bene, era la stanchezza, ragazzi. Ve la racconto a voce, così andiamo a terminare questo video con due chiacchiere. L'obiettivo era quello di non far toccare il cerchio sulla pinza. Quindi avevo a disposizione un distanziale da 16 mm che lasciava uno spazio di un centimetro. Pure troppo, mi son detto. Giovanni mi suggerisce di abbassare il distanziale che già avevo con il tornio, quindi posizionato con il comparatore in maniera perfettamente dritta, siamo andati pian piano, step by step, ad abbassare. Lui è da 16, lo vuoi da? A un certo punto è saltato l'anello di centrale. Però il mozzo della Mini ha già un centratore suo, che è di circa 11 mm. Il distanziale di cui noi avevamo bisogno per lasciare un pelo tra la pinza e il disco doveva essere di 8 mm, quindi avevamo ancora 3 mm a disposizione per poter appoggiare l'anello di centraggio che ti viene fornito dai cerchi aftermarket, nel mio caso i Momo. Ma non ti potevi comprare un distanziale nuovo da 8 mm con anello di centraggio? No, a parte che non l'ho trovato per Mini da 8 mm con anello di centraggio, avrò cercato sicuramente male. Ma poi avevo voglia di utilizzare il tornio di Giovanni, adoriamo il tornio, volevamo fare una cosa fatta in casa, stare un po' di tempo insieme, utilizzare questi metalli, così era un piacere farlo, e quindi perché no? Quindi basta poco per appoggiare l'anello di centraggio e mettere il cerchio dritto, poi viene avvitato, viene stretto, quindi sei a posto. Sei a posto perché? Perché a patto che tu abbia pulito bene il distanziale, a patto che tu abbia smerigliato bene il mozzo, quindi sia tutto perfettamente adiacente, nel momento in cui tu vai a tirare una bella staccata e il volante non vibra, non trema, allora teoricamente hai la certezza che il distanziale sia stato montato bene e che la macchina si guidi bene. Che cosa devi fare quando allarghi la carreggiata? Sempre, quindi mettendo un distanziale, rifare gli angoli della macchina, che ancora non ho fatto. Li farò prestissimo e vedrete la Mini su strada, dove testeremo finalmente questo impianto frenante che ti dico già che ho provato e frena da paura. Dici, perché non hai tenuto il distanziale da 16 mm? Perché è un po' troppo secondo me, basta il giusto solo per staccare quel cerchio lì dalla pinza. Cosa puoi fare per fare la cosa migliore secondo il mio personalissimo parere? Comprati un cerchio nuovo con un ET diverso e non mettere il distanziale, così stai tranquillo, tranzollo. Va bene, comunque, per oggi è tutto, signore e signore. Grazie per la visione. Se sei nuovo, io sono Matteo Torrisi, questa è Officina del Pilota, iscriviti al canale, attiva la campanella e se ti va, lasciami pure un like. Se invece sei vecchio, non che stai per morire, ma che ci conosciamo e te voglio bene, lo sai, commenta, fammi sapere che ne pensi e supportami mettendo un bel like anche tu.